Benvenuti su Abel, sei il miglior canale sul tubo italiano. Il dottor Mac, il signor Lue. E continua la nostra sfida in Flat Out Ultimate Carnage. Il signor Lue non si ricorda, cioè ci sta giocando solo da 2 ore. Ma ero... Beh, io però non mi ricordo il tasto che il tasto acceleratore, so. In verità è il tasto azione, quindi va bene. Sigla. Siamo arrivati un pezzo in là in quelle che sono le nostre sfide. Allora, ricordiamo che il signor Lune è avanti di 3, ne mancano solo 3, per cui io posso al limite pareggiare. Questa è bellina, è simile a quella del poker. Molto bellina questa. E forse anche una delle poche che ha senso. Perché... Ah, però vedete, c'è quella lì, quella che è evidenziata da più punti, se non sbaglio. E io infatti ho preso tutto tranne quello, sembra giusto. Quindi bisognerebbe puntare il triangolino più piccolo dentro quella. Che non ci sarà. Questa è la verità. Ho sbagliato. Peccato. Quindi è 12-0, attenzione. Vabbè. Quella vaffanculo. Quindi sarebbe il 18? Sì. Preso. Ottimo. Non è facile, Tanto non ho neanche sbirciato quante inclinazioni c'ha adesso. Punterò su un 45. Andava bene anche 33. Ce l'ha fatta. Quindi Lodi, 12 punti non sembrano un bersaglio così improbabile. Ricordiamo sempre che la parte più piccola interna è quella che vale di più. Sì. Generalmente almeno. Sì. Perfetto, secondo me. No, e invece no. Ma vai a cagare, di aggiungerei. Poco, ma che cosa ha colpito? Così. Cioè, io adesso vorrei sapere dove l'ha preso lui il 1. Ah, ha preso quello a fianco, il maledetto. Fanculo. È 0, che comunque uno acquisisce... immediatamente un valore percentualmente è più infinito, perché lei come si ricorda. Certo. E vai a cagare, perché niente. Giustamente, non essendo la parte illuminata, non vale nulla. Vado dal tuo. Il cazzo, prenderò uno di quelli sopra forse. Sì. 9. No, ho fatto 3. E il dottore si porta avanti, E sai che è quasi meglio puntare sul safe qui. Infatti se non mi ruba subito l'idea e fa punto. No, singolo. Sì. Perché ho preso quello sbagliato. Ok. Credo. No, ho preso quello giusto, ma allora? Boh. Non l'ho capita. È ancora avanti lei di 20 punti, quindi direi che... questo, signori, ho tutto o niente. È centrale il culo di gallina.
C'è! Però l'ho preso all'esterno. E se il dottore riesce a prenderlo all'interno, ha vinto questa manche. Infatti è 50. Troppo. Salve. Fanculo. Quindi prima manche vinta dal signor Lu. In ogni caso non... l'ho abbassato troppo. Ho detto adesso è troppo alto, invece andava bene. E seconda manche, vediamo se il signor Lune riesce. Guarda, ricordiamo che secondo me aveva vinto grazie ai dubbi fondamentalmente. Sì. Perché è quello che ha decretato. No, non è anche i 25. Tenga, dottore. Dovrebbe essere intorno ai 30. Ma vaffanculo. Ah no, sì, buono. Ok. Quello è difficile, eh. E il problema è che noi, mentre a bullying più o meno sappiamo quantomeno le regole, non sapendo giocare a freccette, io non so se preso. Poi oddio, come per molti giochi esistono le varianti, quindi questa probabilmente è la variante delle freccette. Attenzione. Perfetto. Uff, ha rischiato, eh. Sì. Bene, quindi sostanzialmente sono indietro di 5 punti. Ma ricordiamo, non è quello che fa. È quello nero, dovrebbe essere. Sì. Buono. Tenga, dottore. Attenzione, molto basso, però non è da escludere, invece sì. Però ho preso comunque un 11 che... L'hai fatto 25, mi sembra. Sì. Ritorna indietro di 9. Bellino questo, eh. Questo non è ignorantello. Questo è ignorantello. Tra l'altro è quello bianco. Quindi quello bianco sotto quello che stavamo mirando prima. Molto da lontano, signor Lune. Però l'ho preso. Però l'ha preso. E il signorone qui mi sa che si avvia a vincere facilmente. Di nuovo basso. No, ormai il signorone... Salvo che lui non stecca questo, io lo prendo, si può gestire il vantaggio. Qui basterebbe che facesse quello più largo. Preso. Io devo per forza puntare al più piccolo per poter sperare di vincere. Che dovrebbe dare 50, quindi... La porterebbe... Attenzione. Ma vaffanculo, quello sopra, con la testa. E niente. Beh, è rimasto ancora questo, eh? Sì. Se lei proprio non lo stecca. Perfetto, no? Esterna. Parte esterna. Che ricordiamo non dare il totale, ma solamente metà. Attenzione.
interna. Quindi non sono comunque riuscito a vincere perché lei aveva troppi punti più di me. Infatti. Quindi ho vinto. Esatto. Bravo, bravo, bravo signor Lune. E come sempre comunque ho vinto lo sport. Giocata male, come vedete, basta due errori. Invece il signor Lune è sempre andato a punto e questo gli ha permesso di vincere. Comunque arriveremo al... Anche se mi viene il dubbio, signor Lune, che secondo me se uno prende sempre il centro fa sempre 25. Non ne ho idea. No, perché in alcuni punti escludeva la possibilità di prendere, quindi no. Noi comunque arriveremo alla fine degli Ashes, giusto per vedere in quale discipline il signor Luna e il dottor Meg riusciranno a trionfare. Mm-hmm. Vi invitiamo quindi a seguire anche le prossime puntate. Anche perché le prossime puntate saranno le più belle. Sì, no, oddio, più belle, oddio. Saranno sicuramente le più belle. Magari finiamo a zero tutte e due, diverse manche, quindi... Noi comunque... Vi invitiamo come sempre a commentare, se ancora non avete fatto, continuate a seguirci sempre soltanto su Vabbè, sì, il miglior canale su YouTube italiano. Ciao! Tutti su Obels, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte... Ah, beh. È una fonte... Cioè,